intanto che voi vi collegate, io verifico che tutto funzioni qui sulla pagina, che siamo live, e appena vedete, appunto, appena mi vedete, datemi qualche segno e scrivete un commento che tutto si senta e veda bene. Dunque, vediamo, io ancora non vedo, so che c'è di solito un po' di tempo prima che il collegamento passi sulla pagina. Ok, dovremmo esserci. Voi comunque scrivetemi che mi vedete e sentite bene. Ok, mi vedo benissimo. Attendo ancora un commento prima di dirvi cosa ci aspetta oggi. Vedo degli occhielli. Irvana, grazie. Adriana, grazie. Buon pomeriggio. Allora, benvenuti ad una nuova puntata qui sulla pagina Viso in Forma. E ieri ci siamo allenati, quindi spero vi sia piaciuto l'allenamento di ieri, che magari lo avete fatto anche oggi, perché è un allenamento, seppur non con tanti esercizi, però può essere già un buon punto di partenza per chi non ha mai fatto yoga facciale. Quindi, se non avete occasione di seguire proprio il programma completo, Viso in Forma, potete comunque fare anche questo allenamento o anche quelli che abbiamo già fatto in precedenza. Sicuramente sono degli ottimi suggerimenti, anche un ottimo allenamento perché sono 10 minuti di pratica. Oggi invece, che cosa ci aspetta? Beh, se hai guardato la diretta di ieri, alla fine, ho lanciato una proposta. Se qualcuno di voi, fosse interessato a partecipare con me in diretta, così per condividere le difficoltà oppure i risultati, insomma, vedere un pochino insieme come si svolgono gli esercizi. E ho scelto due persone che appunto saranno prima una e poi l'altra qui con me a fare un esercizio e a fare due chiacchiere. Allora inizio a invitare prima la prima, quindi Rosa. Diamo il benvenuto a Rosa con tanti like. Allora Rosa, adesso ti invito. Buon pomeriggio Rosa, ciao. Aspetta che non si sente l'audio, vediamo se si sente. Ok, buon pomeriggio Petra, buon pomeriggio a tutte. Grazie intanto per aver accettato, Grazie per avermi contattato, perché immagino non sia neanche facile, ovvero facile, non a te. tutti. Ci tenevo e ho avuto il piacere di conoscerti anche attraverso, diciamo, questo canale. Bene, mi fa tanto piacere, grazie, perché anche agli altri dico, io in questo momento, in questo periodo, non riesco a fare i corsi in aula e quindi anche a me manca il contatto con le persone, insegnarle, vedere come fanno gli esercizi. In questo momento principalmente le persone seguono il corso online, però loro vedono me, ma io non vedo loro, quindi mi fa piacere ogni tanto vedere anche qualche mio allievo, comunque follower dal vivo, per vedere come svolge gli esercizi e se serve anche correggerli, perché appunto col fatto che non ti vedo dal vivo, non sempre a tutti è chiaro, quindi è molto bello poterti vedere dal vivo e adesso vediamo un pochino quale esercizio fare. E può essere anche utile per gli altri che magari hanno le stesse tue difficoltà nel fare gli esercizi, quindi Certo. vedere te sicuramente sarà molto di aiuto. Allora, Rosa, prima giusto di iniziare un pochino a parlare, vedere l'esercizio, di dove sei, se vuoi dirci? Sì, io sono moldava, ma da 10 anni residente in Italia, nella provincia di Treviso. Ah, bene, non siamo neanche tantissimo distanti, io sono di Gorizia. Ah, perfetto, bella città, l'ho visitata in qualche occasione, sì. Grazie. Tu da quanto tempo pratichi lo yoga facciale, ovvero da quanto mi segui? Non so se fai il corso online perché non mi ricordo proprio i nomi di tutti quelli che seguono. Allora, io dall'anno scorso pratico yoga integrale, ma yoga per il corpo. E quindi la domanda è sorta in modo spontaneo, visto che allenavo tutta la parte del corpo, come mai che nessuna attenzione era dedicata al viso? Mentre anche il viso è fatto di pelle, tessuti, muscoli, quindi ossa, quindi mi sembrava un po' strano. E sono andata su internet a cercare e ho trovato Petra, che già spiegava su YouTube qualche esercizio, ci dava qualche chicca, e ho iniziato a fare qualcosa. E questo avveniva circa 3 mesi fa, poi sono andata a cercarti anche su Facebook e poi siamo entrati in quarantena, quindi ho approfittato di questo tempo per dedicare ogni giorno circa 10 minuti, 15 minuti per fare qualche esercizio di yoga facciale. Posso dirti che mi trovo benissimo e ti ringrazio per tutti i consigli che hai condiviso con noi.
Grazie, mi fa piacere. E diciamo, quale zona hai fatto gli allenamenti, quelli proposti, e cosa hai sentito? Hai qualche notato già, sebbene da poco pratichi, ma hai già notato qualche miglioramento, qualche differenza? Allora, ho seguito il tuo consiglio di fare una volta al giorno, di non strappare, naturalmente. Mm-hmm. E ho notato, posso dirti già circa dopo 3 settimane, che la forma del viso era più rimpompata, quindi il contorno del viso era più bello, ma anche il colorito della pelle era diventato molto più rosaceo, più vivo, uh-huh. più bello. Uh-huh. E quindi seguo molto i tuoi esercizi. Avrei anche da farti una domanda. Cioè, sì, io volevo chiederti, a parte questo, c'è qualche esercizio che magari non ti è molto chiaro o qualche zona tua critica, così approfitta per chiedermelo, certo. perché altrimenti le mie consulenze di solito individuali così... uno ad uno hanno un costo, quindi certo, immagino, quindi approfitto subito per chiederti un consiglio. Sì. Nell'esercizio per fare la pratica per la palpebra inferiore, mm-hmm. quando io faccio finta di strizzare gli occhi e quindi... Sì, puoi spostarti giusto un pochino verso la tua, no dall'altra parte? Ok. Esatto, così sei più centrata. Sì, sì. Quindi quando io strizzo gli occhi, facendo finta che la luce solare mi entra negli occhi, mi sono accorta che sto corrugando la fronte. Ok. E quindi ho iniziato a fare anche tipo questo, ma non è molto comodo. C'è qualche consiglio? No, allora, sì, questo problema me l'hanno scritto in tanti, che quando attivano le palpebre, infatti fanno anche questo, corrugano sì, bruttissimo. Questa zona. Allora, cosa poter fare? Beh, intanto lo yoga facciale ti permette, ovviamente tu non lo pratichi da tantissimo e sai solo, conosci una parte degli esercizi. Poi più si va avanti con la pratica, si inizia anche a padroneggiare un pochino anche con l'uso dei muscoli e si impara anche a tenere fermi determinati muscoli e attivarne anche altri. Però cosa fare in questo caso che appunto mi hai detto che hai difficoltà a mantenere ferma questa zona? Allora, così come mi hai mostrato, direi che non va bene, perché comunque con i pollici spingere qua non mi sembra tanto una bella soluzione. Allora, per questo esercizio cosa potresti fare? Allora, potresti, per tenere la fronte ferma, ti mostro due alternative che potresti usare, e anche chi ha difficoltà a non riuscire a mantenere questa zona ferma può farlo. Allora, una è, io non riesco a farlo da sola, ma c'è gente che riesce a fare questo. Io neanche, quindi. Okay. Comunque, possiamo mettere il mignolo e l'anulare sotto la palpebra, okay. e con il medio e con l'indice tenere la fronte ferma, quindi così. Ok. In questo caso, cosa devono fare le due dita sopra? Tengono, si ferma, ma cerca anche di aprirli verso l'esterno in modo da stirare questa zona, ok? Gli altri due li mettiamo sotto e adesso attivi la palpebra e premi con l'anulare. E apri verso anche un po' verso l'esterno in modo da tenere questa zona ferma. Vediamo. E attiva la palpebra e praticamente premi. Mm-hmm. Ok, vedo un po' distorto, però è normale facendo l'esercizio. Sì, poi vedrai nella replica come fatto. Ecco, questa potrebbe essere una soluzione, ok? Così riesci a mantenere la fronte distesa e anche non corrughi. Un'altra soluzione che mi viene in mente è anche quella di mettere non solo due dita, ma 4 dita sulla fronte, per tenerla ferma e anche in questo caso aprire un po' verso l'esterno, e la pressione la fai con il mignolo, quindi attivi la palpebra e poi premi con il mignolo. Oh, ok. Secondo me questo è meglio per me. Meglio. Esatto. Sì, sì, mi si addice meglio proprio. In ogni esercizio, quello che è molto importante è capire il senso dell'esercizio, quindi qual è il senso di questo esercizio? Attivare la palpebra e premere. Quindi se... tu tieni presente questo, lo puoi fare in qualsiasi modo, infatti tu ci sei arrivata, hai provato a fare così, però questa presa non è proprio buona perché non vai a schiacciare bene tutto il muscolo, invece in questo modo oppure con le due dita riesci a premere su tutta la superficie ed è sicuramente... Ma anche questo che mi hai fatto vedere ottimo, così. Così secondo me può andare bene perché riesci a mantenere
tutta la fronte ferma. Quindi con questo apri anche verso l'esterno. Sì. Attivi e premi. Esatto. Mm-hmm. Ecco, problema risolto. Quindi questo è un'alternativa. Sì, mi trovo molto meglio infatti con la seconda soluzione che mi hai proposto. Bene. Continuerò a praticarlo così. Allora. Sì, sì, è molto importante, infatti in ogni esercizio è importante guardarsi allo specchio e capire se si stanno corrugando altre zone, perché è molto importante proprio osservare, bravissima, è molto importante osservarsi, perché cosa succede se non si fanno gli esercizi in modo corretto? Peggiora. No, se ti va bene non hai nessun effetto, quindi non migliori nulla. Okay. Se ti va male, appunto, rischi di accentuare qualche ruga che sta nascendo, quindi per questo è molto importante osservarsi, guardare come si fanno gli esercizi, come si posiziona le mani, proprio per non andare ad accentuare e creare nuove pieghe. Ho capito, grazie. La pressione che va fatta con le dita è leggera comunque, giusto? Sì, per non premere troppo, perché questa zona comunque è molto sensibile, la pelle è sottile, quindi la pressione deve essere fatta, se tu appoggi il polpastrello dovresti sentire sia un po' di morbido che l'osso. Devi sentire, quindi l'osso. La pressione non va fatta in su, sì, ma dentro e più verso il basso anche. Ok, anche questa è una buona cosa, che io proprio andavo sotto, invece no, devo sentire l'osso. Ma dentro è più verso il basso. Ok, ok, perfetto. Una bella precisazione che proprio non mi ero accorta prima. Ecco. Ti ringrazio, sei stata un bel aiuto. Grazie a te. Grazie. Buona continuazione. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie Rosa per questo contributo. E adesso vediamo ancora l'altra persona, un attimino che faccio il collegamento. Solo un attimo che non la vedo più. Allora, Maria Chiara, ho perso il tuo collegamento. Un attimino. Intanto che aspettiamo ancora un'altra persona, se avete per caso anche voi piacere, se qualcuno mi avete anche scritto altri, solo che non ho potuto collegare tutti, quindi oggi ho scelto due persone, ma se avete piacere, se vi sembra utile questo confronto anche con qualcuno di voi, se vi sembra utile vedere come si fa e correggere, potete scrivermi o in privato su Messenger oppure mi mandate l'email e magari nei prossimi giorni chiamo ancora qualcuno di voi per fare questi scambi, diciamo, di opinione, anche correggervi se necessario, ok? Adesso invito invece la seconda persona di oggi, Maria Chiara. Anche lei accogliamola con tanti like, ciao! Ciao! Grazie. Buonasera. Diciamo offerta di venire con me dal vivo, perché sicuramente è molto molto utile questo. Abbiamo visto con Rosa appunto un'alternativa a come poter risolvere il problema, perché più di qualcuno mi diceva che corrugava la zona tra le sopracciglia mentre faceva quell'esercizio, e quindi sicuramente è utile. Allora Maria Chiara, tu invece di dove sei? Io sono di Potenza. Dalla Basilicata. Bene, dall'altra parte siamo due lati opposti. Infatti. Bene. Chiedo anche a te, da quanto tempo conosci lo yoga facciale o lo pratichi? Da quanto tempo? Io ho iniziato a seguire la tua pagina da poco tempo. Diciamo che in occasione di una diretta di una mia collega, odontoiatra, ti ho conosciuta. Ah. E così da allora ho iniziato a seguire un po' i tuoi video e i tuoi esercizi, insomma mi sono un po' appassionata alla disciplina. Bene, e quindi è da pochissimo, forse una settimana diciamo. Mm-hmm. Dai. Bene, quindi sì, non posso chiederti quali risultati, quali cambiamenti hai notato, perché è ancora troppo poco. Ecco, invece negli esercizi che hai, non so se ti sei allenata ieri in diretta con gli esercizi, se hai qualche domanda, qualche difficoltà, qualche cruccio sul tuo viso? Io ho notato che durante gli esercizi tendo sempre a tenere
questa parte intercigliare corrugata, ma anche a riposo mi capita. Okay. E quindi è abbastanza fastidiosa questa zona. E come si può... Sì, quella è una ruga, diciamo, tra le rughe di espressione. È fastidiosissima. Immagino. E ce l'ho sempre, però. Infatti mi dicono, ma sembri sempre arrabbiata, ma non è così. No, lo so. Quella è una ruga, diciamo, appunto, chiamata ad espressione, perché quando pensiamo, ci concentriamo, poi tu, non so se porti gli occhiali, ovvero mi sembra di sì. Ti ho visto. Sì, porto gli occhiali. Gli occhiali o chi o si arrabbia, comunque questa è la più le rughe del pensatore si concentrano e chi si pensa si concentra molto può essere che abbia queste rughe un po' più marcate. E quindi che cosa si può fare? Beh, degli esercizi di yoga facciale, uno dei quali appunto è quello che magari lo possiamo fare assieme, così vedo se lo stai facendo nel modo corretto, perché come ho detto anche a Rosa, se gli esercizi non si fanno nel modo corretto, uno si rischia che di non avere nessun risultato, due si rischia invece di marcare ancora di più le rughe, quindi è molto importante fare gli esercizi in modo corretto. Quindi come si fa? Sì, allora, sì, dicevo che queste rughette ci sono, cioè rughette, queste linee, degli esercizi da fare di yoga facciale oppure degli automassaggi, che anche questi ho già mostrato in qualche diretta, quindi puoi andare anche a rivederti e sì, puoi fare questo, ad esempio proprio stirare questa zona in questo modo, oppure come stavi facendo, esatto, andare su e poi stendere verso l'esterno, perché l'importante è proprio fare un movimento opposto. Se noi spingiamo tutto il giorno in questo lato, è importante anche fare il movimento contrapposto. Però questi sono solo dei massaggi, non è un esercizio, diciamo. No, l'esercizio adesso lo facciamo. Ah, ok. Volevo solo dire che anche i massaggi, comunque per stendere, per ammorbidire, okay, diciamo, le rughe o i solchi, vanno benissimo. Per non lasciare che si crei sempre più una linea più profonda, cioè sicuramente i massaggi aiutano a ammorbidire questa linea. Ok. E invece per quanto riguarda l'esercizio, che è molto utile per questa zona, è il lifting delle sopracciglia, che abbiamo fatto anche ieri nell'allenamento, che serve sia a sollevare le palpebre, quindi serve sia a mantenere l'occhio più aperto, perché anche quello inizia, poi tu sei giovane, ma anche l'occhio dopo una certa età inizia a cedere, quindi la palpebra inizia a cedere giù. E questo esercizio serve appunto per mantenere la palpebra sollevata, ma serve anche per stirare questa zona che appunto mi stai dicendo che è uno dei tuoi punti deboli. Allora, l'esercizio si fa in questo modo. Puoi mettere il tallone della mano sotto le sopracciglia, quindi in questo modo, e il resto della mano lo aderisci bene sulla fronte, esatto. E adesso con il tallone della mano spingi in su le sopracciglia e apri verso l'esterno. Vediamo se fai questi due passaggi bene. Esatto. E mantenendo questa posizione inizia a spingere tutto il tempo giù la fronte. Quindi come se volessi arrabbiarti. Ok, ma è un esercizio però che sicuramente mi viene meglio da sdraiata. Sì, infatti se hai problemi... Ho visto che eri un po' tesa, anche quando sollevavi, proprio perché... Quindi secondo me è meglio da in posizione distesa. Anche questo è questione di pratica, perché quando si inizia a fare yoga facciale, siccome non si riesce ancora fermare o bloccare i muscoli singoli e usarne solo determinati, si includono muscoli che nell'esercizio non sono richiesti, e in questo caso molti all'inizio si sono molto contratti e tengono le spalle sollevate o contratte, il che sicuramente non fa bene per il collo. Sì, infatti. Quindi se hai modo puoi anche appoggiare i gomiti sul tavolo, così vai a caricare di meno le spalle e il collo. E volevo solo una cosa prima di appoggiarti, volevo vedere se stiri bene questa zona tra le sopracciglia, perché questo è molto importante. Guarda, solo ti faccio vedere, adesso guardami, se no. Cosa succede? Se tu non apri bene verso l'esterno, che aprire bene non vuol dire che devi allargare di tanto, perché altrimenti ci perdiamo tutta questa fascia. Aprire vuol dire solo mantenere anche così. Vedi, io non sono tanto distante con una mano dall'altra, però la pelle è bella distesa.
Ecco, quando io tengo disteso, poi quando spingo in giù con la fronte, è importante bilanciare le due forze, perché se io non apro bene verso l'esterno e spingo troppo con la fronte, guarda cosa succede. Vedi? Sì. Ho rugo qua e vado ad accentuare ancora di più le rughe. Quindi questo è molto importante. Se hai una fronte molto forte, se ti sembra di avere una fronte che spinge molto, devi ridurre la... l'apertura. No, ridurre l'intensità della fronte, quindi cercare di non spingere tanto e di bilanciare le due forze. Quindi proviamo. In questo modo. Sì, allora spingi in su e verso l'esterno, le sopracciglia, e adesso con la fronte spingi in giù, come se volessi arrabbiarti, fare praticamente così. Ok, la pelle è distesa, cioè... Sento solo un po' di fastidio sul collo. Allora ti suggerisco di farlo con i gomiti appoggiati oppure, come hai detto tu, da distesa, sì. Così non carichi. Questo non avevo visto, questo esercizio. L'abbiamo fatto anche ieri nell'allenamento. Uh-huh. E se ti dà fastidio, ovvero non senti tanto la forza, cioè se non senti, percepisci tanto questo esercizio, nel senso che ti sembra di non riuscire a spingere bene sulle sopracciglia e sulla fronte, un'alternativa che puoi fare è usare le dita, e cioè aderisci bene bene le dita sulle sopracciglia, così, guardami prima così, se no non mi vedi, quindi metti la prima falange sotto le sopracciglia e spingi sulle sopracciglia e verso l'esterno. E poi fai la stessa cosa, spingi con la fronte in giù. Quindi le dita ci permettono di mantenere la fronte distesa in modo da non creare pieghe. E fai la stessa cosa come prima, spingi in giù con la fronte. Le dita devono aderire bene sulla pelle, quindi... E stai spingendo, devi spingere, guardami, e le sopracciglia le spingi con questa zona qua. Ok. Non so quale delle due varianti ti sembra meglio, l'importante comunque in questo esercizio è capire il senso. Le due forze. Quindi il senso dell'esercizio è spingere le palpebre su e verso l'esterno contemporaneamente e la fronte in basso. Avere due forze contrapposte. Che tu le faccia così o come vuoi, questo è il senso dell'esercizio. Va bene. Però se capita a non corrugare, nel senso, cioè devi fare così, ma l'importante è mantenere la pelle distesa, non andare durante l'esercizio ad accentuare ancora di più appunto. Ho capito. Il movimento. Non è tanto facile, però insomma ci proverò. E poi un'altra cosa, si cerca appunto di, quando ti accorgi di corrugare, cerca di non essere tutto il giorno così, perché tante volte neanche non ci accorgiamo. È vero. Siamo così sovrappensiero che ci ritroviamo così senza accorgercene. Quindi se hai modo, quando sei nello studio, o se di a qualcuno di avvisarti se ti vede, così almeno cerchi di imparare di rilassare la fronte, altrimenti ogni tanto appunto ricordati questi massaggi, oppure anche semplicemente smuovere per rilassare, perché anche qua ci sono tensioni che è importante distendere. Va bene, grazie mille. Allora grazie a te, grazie per averci accompagnato. Ciao. Bene, grazie anche a Maria Chiara per essere stata qui con me e aver fatto un esercizio in diretta e averci mostrato anche le sue difficoltà, perché io anche posso mostrare gli esercizi, però poi bisogna vedere come li fate. Infatti chi segue il corso online trova dentro tutte le indicazioni a cosa prestare attenzione, che è la cosa più importante, perché non solo è importante imparare gli esercizi e capire come tonificare il viso, è molto più importante sapere a cosa prestare attenzione, quindi agli errori possibili che si possono fare in ogni esercizio. E quindi se qualcuno ha ancora piacere di venire in onda con me, come hanno fatto Rosa e Maria Chiara, mi potete scrivere in privato o inviando anche un'email a info@visoinforma.it
oppure appunto scrivermi su Messenger, e nelle prossime puntate possiamo avere ancora qualcuno di voi in diretta, magari qualcuno che mi segue già da tanto, che fa i corsi online, che ha voglia di condividere le sue esperienze e i suoi risultati con tutti noi. Quindi siete i benvenuti, potete contattarmi e sarò davvero felice di ospitarvi. Allora, adesso vediamo un pochino cosa avete scritto, perché non ho seguito i vostri commenti. Allora, il ghiaccio sul viso può fare bene? Allora, Anna Maria, io te lo sconsiglio, e se non ricordo male c'era ancora qualcuno dei miei ospiti esperto di skincare che lo sconsigliava, perché il ghiaccio diretto sulla pelle può bruciare, non fa bene. Quindi, e soprattutto se hai una pelle molto sensibile, come ad esempio la mia, gli sbalzi di temperatura non vanno per niente bene. Quindi bisogna sempre non troppo eccessivamente caldo, ma nemmeno eccessivamente freddo. Se tu il ghiaccio lo vuoi usare per, ad esempio, ridurre l'occhiaio, le borse, piuttosto, come ci ha suggerito Pab Ardizzone, uno degli ospiti che ho avuto, lui ci ha suggerito, ad esempio, di prendere un vasetto di yogurt dal frigo, che non è così freddo, e con quello massaggiare col vasetto, proprio massaggiare verso l'esterno le palpebre, la zona dell'occhiaio, per, diciamo, attivare la circolazione ancora di più, oltre agli esercizi che io insegno. Quindi ghiaccio diretto sulla pelle sicuramente non va bene. Ok, qua abbiamo altri a cui dicono che siete sempre arrabbiate, quindi andatevi a vedere anche il massaggio, il video col massaggio che vi ho insegnato qualche puntata fa, adesso non mi ricordo quale, però abbiamo fatto in una diretta un massaggio per il viso. O se no, ho fatto proprio un massaggio specifico per la zona glabellare, la trovate su YouTube, sul mio canale, e l'ho fatta qualche anno fa, quindi proprio per la zona tra le sopracciglia. Anna, tu dici che sei nata con questa ruga, può essere anche che determinate pieghe ce l'abbiamo già dalla nascita, comunque che ce l'abbiamo, non serve essere adesso vecchi per avere delle rughe, perché alcuni segni può essere che ce li abbiamo già di natura, e quindi se fa parte di noi è difficile adesso andarla a stirare se ce l'abbiamo già da quando abbiamo 15 anni o 10 anni. Allora vediamo ancora. Maria Teresa, io faccio gli esercizi da quando stiamo a casa, 2 settimane fa cominciavo a vedere dei risultati, adesso vedo nuovamente viso rilassato. Cioè, in che senso viso rilassato? Vedi il viso non più tonico, o viso rilassato che non hai tensioni, quindi è bello disteso? Perché ricordiamoci, non è che la parola rilassato vuol dire sempre una cosa negativa, può essere anche una parola positiva, quindi per me un viso rilassato è molto positivo, perché è come quando andiamo in vacanza, quindi abbiamo un viso bello rilassato, disteso, senza rughe. Quindi Maria Teresa, spiegati un po' meglio di cosa intendi rilassato. Allora, Marta, la fronte non riesce a contrastare molto le mani, come se avesse poca forza. E si vede che è una fronte che non usi tanto la fronte, quindi cerca, se la fronte non è tanto forte, cerca di non esagerare con la spinta in su, perché come ho detto prima a Maria Chiara, è importante bilanciare le due forze, quindi o hai la fronte più forte rispetto alla spinta dal basso verso l'alto, viceversa, riducili dove è più forte, cerca di bilanciare 50-50. Ok. Qualche esempio di esercizio per contorno viso e guance. Daniela, lo abbiamo fatto, quindi vai a rivederti anche l'allenamento di ieri, l'allenamento che abbiamo fatto ieri insieme. Non ho spiegato ogni singolo esercizio, ma abbiamo fatto direttamente l'allenamento,
Quindi se per caso qualche esercizio di quelli che abbiamo fatto non ti è chiaro, puoi andare a rivederti indietro, perché ho fatto una diretta per spiegare ogni singolo esercizio con calma. Quindi va a rivederti l'allenamento di ieri. Se qualche esercizio non è chiaro, cerca la spiegazione di quell'esercizio, perché appunto l'ho spiegato in qualche puntata precedente. Allora, Karin, bella iniziativa, dovresti invitare ragazze un po' più grandi. È benvenuto chiunque, non ho invitato, io invito tutti, sono loro che si sono per prime annunciate e io ho invitato loro, quindi sono invitati tutti, uomini, donne, dai 20 ai 70 anni, quindi chi vuole, io vi attendo a braccia aperte, mi scrivete in privato e la prossima volta sarete voi con me. Non c'è un limite di età né di sesso, quindi chi vuole può venire qui con me e possiamo benissimo affrontare una puntata insieme. Sì, c'è Trioli, sì, anche questi potete tenerli in frigo, così sono un po' più freschi, è il solito classico cetriolo che si mette, lo potete mettere anche su tutto il viso. Infatti io quando feci un corso di massaggio thailandese al viso, quando ero in Thailandia, tanti anni fa, e lì proprio il massaggio terminava con delle fette di cetriolo su tutto il viso. Quindi sì, questo non lo si può fare ovviamente in cabina e in studio, ma magari in Thailandia e in Oriente lo fanno, non lo so, perché sono un po' più così, ma cioè, così dico, per loro magari non è strano mettere a un cliente in cabina il cetriolo, magari da noi sì, quindi lo potete fare a casa però. Allora, Maria Teresa, quindi non lo vedi più tonico. Ok, quante volte come ti alleni, per quanto tempo e con che frequenza, se mi puoi dire? Allora, Renata, ho acquistato il corso online qualche giorno e mi trovo benissimo, grazie. Ci vuole un po' di tempo per cominciare ad avere consapevolezza dei muscoli, ci vuole pazienza e costanza, assolutamente sì. Grazie Renata, mi fa davvero piacere. Assolutamente sì, quando mi scrivete che dopo 2-3 settimane ancora non iniziate a vedere i risultati, non è che, uno, non sono Gesù Cristo che faccio miracoli, quindi se per tutto, magari per anni avete fatto altri trattamenti, adesso vi aspettate che con due ripetizioni e due esercizi di yoga facciale il vostro viso fa puff e diventa di 10 anni più giovane, mi dispiace illudervi, ma non è questo così che funziona. Quindi bisogna allenarsi, bisogna essere costanti, perché anche fare una volta al mese è troppo poco, e bisogna avere anche pazienza, perché i risultati non avvengono dall'oggi al domani, come in ogni disciplina, ma bisogna aspettare un po' di tempo, anche dando tempo ai muscoli di reagire, di formarsi, di allenarsi, e quindi, come ha detto Renata, appunto, bisogna insistere e almeno, io dico in media 4 settimane, ma qua dipende anche dal punto di partenza, dipende da come la pelle, dal viso, dall'età, quindi diciamo dalle 4 settimane ai 2 mesi, diciamo 2 mesi più sicuri, è lì che si iniziano a vedere i risultati e possiamo parlare di miglioramenti. Pina, grazie, vediamo cosa dice Pina. Seguo dall'inizio le tue dirette, brava, grazie. Ho apprezzato molto la riflessologia di Enchan e quello dell'asciugamano con l'acqua calda. Vorrei sapere in che ordine farli. Allora, Pina, quello, lo shock termico è una cosa che si fa la mattina, quindi appena svegli, invece di lavarci il viso, diciamo, con l'acqua fredda o tiepida o come vuoi, c'è questo shock termico che serve a rigenerare gli organi interni, appunto la riflessologia facciale, e proprio consiste nel stimolare ad attivare gli organi che riflettono sul viso. Quindi se noi con l'asciugamano caldo, in questo senso, però anche qua apro parentesi, chi ha una pelle molto sensibile, quindi capillari fragili o comunque rossori, meglio che l'acqua non sia troppo calda, ok? Quindi non fredda, tiepida. E poi appunto
imbeviamo l'asciugamano, un telino di acqua calda o tiepida, lo strizziamo e poi ce lo posizioniamo sul viso e poi iniziamo anche a strofinare il viso. E questo lo ripetiamo 3 volte la mattina. Dopodiché si può fare gli esercizi di yoga facciale, oppure gli esercizi di yoga facciale li puoi fare anche in un altro momento, dipende da quando hai tempo per farli. Comunque lo shock termico, quello dell'asciugamano, va fatto la prima cosa che si fa la mattina. Cristina, questi esercizi vanno bene anche per le pelli mature? Assolutamente! Non so se vi ho detto in qualche diretta che la mia allieva più matura, diciamo, ha 83 anni, è venuta a Milano ad un mio corso in aula e ben 83 anni, quindi ancora desiderosa e attenta alla propria bellezza e alla propria pelle, alla propria cura del viso, quindi adesso pelle matura non so cosa intendi, quanti anni, 100 anni, comunque la mia allieva più matura, 83 anni. Tutti i giorni ti alleni, quanto tempo? 10 minuti? Perché cosa succede? Può essere che anche all'inizio, quando si inizia ad allenare i muscoli, può essere che dopo un po' di tempo l'aspetto primario può peggiorare per dopo migliorare. Quindi anche questa reazione in alcune persone può capitare, come quando si va ad esempio a fare qualche trattamento per la cellulite o per le gambe, quando si iniziano a fare i trattamenti non è che subito la situazione migliora, anzi nella maggior parte dei casi la situazione peggiora perché si va a smuovere, a sbloccare i tessuti e poi si inizia a modellare la gamba e le gambe e la stessa cosa si ha anche con il viso, quindi parlare di una settimana, di due è troppo poco, ok Maria Teresa? Quindi ti suggerisco almeno 4-5 settimane di praticarli. È chiaro che qua voi che seguite solo questi esercizi che io ho mostrato in questi 40 giorni sono pochi, bisognerebbe andare a lavorare anche su altri muscoletti e fare altri, diversificare gli esercizi. Per il collo l'ho mostrato nell'allenamento di ieri, Antonella, quindi vai a vedere la diretta di ieri, la spiegazione invece l'ho data qualche giorno prima. Vediamo se c'è ancora qualche vostro commento, altrimenti per oggi è tutto e vi ringrazio, intanto ringrazio di nuovo Rosa e Maria Chiara per aver partecipato in diretta con me e rinnovo l'invito se qualcuno vuole, anche qualche persona un po' più matura, in modo che non dicano che è facile per quelle giovani, quindi faccio appello anche a chi ha qualche anno in più di venire qua con me in diretta per vedere insieme appunto come fate gli esercizi oppure condividere con me e con gli altri i vostri risultati se per caso mi segui o pratichi il corso online, ok? Mi farebbe davvero tanto tanto piacere. Allora, faccio anche altri esercizi che ho trovato su internet, parto dal collo, arrivo fino agli occhi, più il massaggio. Ok, non so quali altri esercizi fai, quindi io posso parlare per i miei e mescolare varie tecniche, non so quali esercizi fai. Comunque è già positivo che fai allenare e muovere il viso. È chiaro che bisognerebbe anche avere un metodo, seguire un certo ritmo, non fare così esercizi a caso. Comunque è sempre meglio di niente, assolutamente. Bene, io vi saluto. Ah sì, ancora una cosa mi sono scritta. Domani abbiamo un nuovo ospite qui sulla pagina, sempre alle 5:30. Sarà con me Cinzia Ganeo, che è una consulente d'immagine, quindi ci darà qualche chicca, qualche suggerimento, adesso che finalmente potremo uscire e quindi ci darà qualche suggerimento dalla testa ai piedi per come andare al meglio uscire di casa, ok? Quindi domani alle 5:30 sarà con me una consulente d'immagine, Cinzia Ganeo. Io ti ringrazio, vi ringrazio per aver seguito anche oggi questa puntata e ti auguro una buona serata e ci vediamo domani sempre alle 5:30 qua sulla pagina Viso in Forma. Un abbraccio grande e a domani!